La vicenda legata al caso Rugolo, che ha visto il sacerdote ennese condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori, sta scuotendo profondamente la comunità ennese. Dopo lo sciopero della messa che ha coinvolto decine di fedeli in città, arriva anche la panchina viola contro la violenza sessuale e gli abusi sui minori. La panchina, che verrà installata in queste ore, è la prima in Sicilia ed è stata richiesta con forza da Francesco Zanardi, presidente della rete L'Abuso. Una sollecitazione raccolta oggi dal sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, dopo che la richiesta per ben 5 mesi si era persa in qualche cassetto degli uffici comunali. Un'accelerazione figlia anche della grande mobilitazione popolare che la comunità ennese ha avviato contro i silenzi assordanti della diocesi sul caso Rugolo e che Antonio Messina, il giovane archeologo che di Rugolo fu vittima, commenta così. Il movimento di contestazione che si è fatto sentire lo scorso giovedì da parte di credenti e non credenti, che ha radunato quindi cittadini che hanno preso consapevolezza sulle responsabilità del clero locale circa le coperture degli abusi sessuali perpetrati a danni di minori nella città di Enna, sia un vero e proprio punto di arrivo di una presa di consapevolezza che chiaramente è stata costruita nel tempo, in questi anni, nel corso del processo, grazie all'attenzione della stampa, grazie anche al podcast della confessione. Io ricordo con mia sorpresa la numerosa partecipazione di cittadini alla presentazione del podcast che abbiamo fatto proprio qui a Enna e la forte necessità da parte della comunità locale di prendere una posizione contro le responsabilità del vescovo Gisana e dei sacerdoti che sono stati legati a Rugolo. Antonio, che l'indomani della sentenza fu il primo a puntare i riflettori sui silenzi del vescovo Rosario Gisana e dell'intera curia, si augura che i segnali di risveglio che arrivano da Enna possano espandersi in altre realtà della diocesi. Io mi auguro che questa forma di contestazione si allarghi ad altre parrocchie della nostra diocesi e, perché no, anche in altre diocesi in Italia. È importante il segnale che può arrivare da una forma di contestazione pacifica, rispettosa dei luoghi e anche delle funzioni religiose, ma che manda un chiaro segnale che noi non accettiamo in alcun modo che persone coinvolte nelle coperture degli abusi continuino a svolgere tranquillamente, nell'indifferenza talvolta generale, il loro ministero. Secondo il giovane archeologo, è tempo che la diocesi ammetta le proprie responsabilità e che Gisana inizi a pensare alle dimissioni. Mi auguro che il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, se ha a cuore la comunità diocesana, liberi la diocesi dalla sua presenza. Non è più possibile accettare che un vescovo, le cui responsabilità sono chiaramente definite anche da una sentenza di primo grado da parte dei magistrati, continui a narrare una visione distorta della realtà, a far finta che lui non abbia responsabilità che sono chiare, messe nero su bianco nelle motivazioni della sentenza, e che quindi con coscienza possa rassegnare le sue dimissioni e quindi di conseguenza, ripeto, liberarci della sua presenza, credo ormai ingombrante, ma non solo per la mia di persona, ma quantomeno per una comunità che io ritengo essere allo sbando.